Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo dinanzi al nido. La volta scorsa ci hanno informato che finalmente i cittadini del nido si sono aperti improvvisamente alle altre popolazioni. Ma ovviamente Wise ci ha messo in guardia. Dice: com'è possibile che prima erano chiusi e ora invece improvvisamente si vogliono riaprire al pubblico? Facciamo attenzione, indaghiamo, ma stiamo attenti. E oggi scopriremo il perché. Qui nel frattempo c'è casa di Kainé, che rimane intatta per come l'abbiamo lasciata. Qui ora io salvo, anche perché voi non l'avete visto. Giustamente io ho fatto off camera un paio di robe. E nel, diciamo che una tra queste robe è stata potenziare la mia lancia a livello massimo. Quindi adesso ho l'arma a livello massimo. E qui, guardate, iniziano a spuntare frecce. Dove tutti vogliono comunicare, tutti vogliono parlare, a quanto pare. C'è anche un mercato addirittura che è stato aperto. Guardate, la gente è fuori. È pronta a commerciare. Chissà, chissà. Vedete, qua ci sono gli abitanti che però... Per noi è finita, e anche per te. Le ombre hanno attaccato ancora ieri. Quindi com'è possibile che le ombre abbiano attaccato? Tra l'altro quello, se è un uovo di aquila, veramente incredibile. Incredibile se quello è un uovo d'aquila. Ah, argento grezzo. Vedete, c'è qualcosa che assolutamente non va. Perché la gente lì è fuori e qui invece hanno paura? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa c'è in questo mercato, no? Andiamo a vedere che cosa vendono. Potrebbero vendere qualcosa di interessante. Potrebbe non essere tutto negativo come si pensa, no? Guardate, addirittura un negozio d'armi. Un negozio d'armi. No, non c'è niente. Tu invece? Un giardino fiorito. Ah, tu vendi semi di fiore lunare? Sì, dai. Va bene. Tu invece addirittura vendi il cibo. Zucca, pomodoro e melanzana. Vabbè, cose che si possono trovare altrove. E tu invece? Erbe medicinali, unguento medicinale, gocce di forza addirittura. Vabbè, diciamo uno shop molto, molto easy in realtà. Non è un grandissimo shop, se dobbiamo dirla tutta, no? Sono cose che comunque si possono reperire tranquillamente anche nelle altre città, quindi non c'è questo particolare bisogno di acquistare da loro. Va bene, però detto ciò andiamo dal capovillaggio, perché era il capovillaggio che voleva effettivamente parlarci. Era lui quello che voleva informarci anche sulla parola del sacrificio che tanto stavamo cercando. Bene. もうダメだ。手紙の件について
Oh, non so di che cosa stiate parlando. Qualcuno deve pur sapere qualcosa. E beh, direi di sì. Direi assolutamente sì, ma... Quindi non l'ha scritta lui la lettera. Non l'ha scritta il sindaco. Tegami ka.聞いたことあるような知ってるのかないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだが噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しっかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。 そうか。全滅か。全滅。全滅。全滅。シロ。分かっておる。魔物だ。罠か。見ろ。我の危惧した通りだ。 魔物に乗っ取られていたのか。油断するな。他にもいるはずだぞ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。アイネさんの村の人たちを魔物に乗っ取られてます。全員じゃない、人間も混じってる。 Vedete? Quindi... Un'ombra. Erano un'ombra camuffata da essere umano, tra l'altro. お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。 アイネさん、危ない。殺せ。こいつらを殺すんだ。お願い、やめてください。僕たちはあなた方を魔物から守ろうと。やめてください。お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立て、立って。
ってくれ! やめろ! やめるのだ! 俺たちの平和を邪魔するな! 俺たちは魔物じゃない! 助けてくれ! La situazione è un po' confusa. È decisamente confusa la situazione, È alquanto confusa la situazione. Ombre e persone che sono... Stava andando tutto bene. Emir, Kaine o tanonda. Quindi sembrava andare tutto bene. No, tra l'altro non dovevo andare di qua. Ah, vai, ma porca miseria, vado come si è impallato. Zenbu omae tachi no se. Ano kuroi uzu wa ittai. Vedete, non so chi sia più essere umano. Madonna, quanto è diventata forte la mia arma adesso. あれも、あんなのまで魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち裏のみんなを。そんなの嫌だ。Ha risucchiato gli abitanti. これが合体した魔物の力。これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。 目の中心から魔力を感じるぞ。 この人たち、本当は? 躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。 Sì, i tentacoli deviano la magia.
なんという素早さだ。 Fortuna che ho potenziato le armi, adesso sono fortissimo. La lancia finisce, ragazzi, è troppo forte. Imada, yatsu no chūshin ni maryoku wo shūchū sase yo. Esatto, quindi adesso dobbiamo spostarci. Dobbiamo andare da questo lato. Però dobbiamo salire ancora. Sì, dobbiamo girare la creatura. Ecco qua. Vedete, si fanno danni soltanto con le magie caricate. La magia semplice non basta. Yattaka. Yatsu wa oku ni nigeta zo. Qui ora deflette, quindi non possiamo fare nulla. Ora possiamo attaccare. Qui evoca altri minion. Ma sono ovviamente scarsissimi, per cui non c'è problema. Qui purtroppo non possiamo fare danno, ora sì. Vedete, lui cerca di pararsi. Ok, mi è arrivato Emil, perfetto. Ok, è praticamente morto ormai. Ora c'è la parte finale. Wakatta.
Eh già. Oi, mo yamero, Emil. Emil! Ina, Emil wa oranu. Koko ni aru wa saikyou heiki no honnou nomi.皆さん、ごめんなさい。僕のせいで罪のない人まで。けど、エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも、僕いいんだ。 もう振り向くな。 Sacrificio. Sembra quasi scriptata sta cosa, ma sacrificio è ciò che ha fatto Emil. Ha praticamente sacrificato il nido per salvare Kainé e Nier. Ha letteralmente distrutto il nido. E guardate adesso che cosa ha lasciato alle spalle. Tonikaku, kono mura kara wa deyo. Sou da na. Questo è ciò che è riuscito a fare Emil. Ha completamente spazzato via il nido. Bene. Fatto questo, direi che possiamo tornare indietro. Anche perché adesso è arrivato il momento di raggiungere praticamente l'ultima destinazione per completare il nostro ciclo di chiavi. Esatto, quindi bisogna controllare adesso se il fratello al cumulo di Ciarpane ci ha effettivamente mandato qualcosa. E vi spoilerò che sì, perché questo è per l'appunto l'ultimo frammento che dovremo raccogliere per poi finalmente raggiungere il nostro signore oscuro, signore delle ombre.
Siamo quasi alla fine della prima run. E direi che abbiamo visto tanto, abbiamo commentato tanto, anche se ancora non abbiamo commentato tutto ciò che effettivamente è possibile commentare, perché ci sono tante cose che bisognerebbe dire e bisognerebbe fare in realtà. Detto questo, io salverò in un altro slot. Preferisco salvare qui nell'altro slot, quindi spero di non cancellare nessuna registrazione, perché se cancello le registrazioni qua sono fottuto, non ho più da dove recuperare, dovrei ricominciare da capo, ma non lo farò. Al massimo al massimo mi inventerei qualche cosa, ma no, non lo farei. Abbiamo ricevuto la lettera. Caro Joe, il potenziamento della tua arma è completo e puoi venire a ritirarla in qualsiasi momento. Vorrei anche farti una richiesta più personale. Spero ne discuteremo quando verrai a ritirare la tua arma. Presto, armeria dei due fratelli. Cumulo di ciarpame. Ultima meta. Dato che appunto possiamo notare che la chiave è praticamente completa, mi serve soltanto la legge della robotica per completare la nostra chiave. E la legge della robotica è per l'appunto l'indizio che ci porterà al cumulo di ciarpame. Per cui, per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!